elementi della tradizione brasiliana, insieme con altre cose della tradizione europea, italiana, forse anche poi la musica americana, la musica internazionale che si fa adesso, che c'è in Brasile un posto importante per la produzione di questo tipo di musica. Grazie a voi per la presenza e aspetto un momento indimenticabile per me. Grazie. Che cos'è questo libro nuovo? Almeno da compositore è quasi una curiosità pazzesca sapere come collaborate insieme, come incontro tra musica folk, musica popolare, qualcosa che ci tocca tantissimo. Intanto grazie per l'invito e grazie per essere tutti qui ad ascoltare qualcosa che non è ancora una realtà, è solo un progetto, ma che in piccola parte dimostreremo domani sera, che è una realtà che sta crescendo. Infatti, domani sera eseguiremo ben 5 pezzi di Negromò, uno solo strumentale all'inizio, e 4 cantati da Gilberto Gil e accompagnato dagli altri 25 musicisti e cantanti sul palco. Allora, che cos'è Negromò? Intanto è un libro che è uno dei più grandi classici della letteratura indiana, è di Jayadeva, XII secolo, ed è uno il più grande classico di letteratura erotica indiana, un poco come il nostro Cantico dei Cantici. Questo libro è passato, l'originale in sanscrito, è passato tra le mani di Rogerio Duarte. Rogerio Duarte è uno dei grandi intellettuali brasiliani, è uno dei padri della Tropicalia, è colui che ha fatto tutte le copertine dei dischi di Tropicalia come grafico, con una grandissima creatività. È morto un anno e mezzo fa, nel febbraio dell'anno scorso. E ha fatto, per esempio, tutti i poster dei grandi film di Glauber Rocha. E ha scritto alcuni testi delle canzoni dell'epoca della Tropicalia. Ha scritto libri, Tropic House, per esempio. E lui, che sapeva il sanscrito perché è diventato un addetto di Krishna, ha tradotto il Gita Govinda, che è questo libro di Jayadeva del XII secolo, in forma di canzone popolare brasiliana direttamente dall'originale. Quindi creando uno shock già alla base, uno shock assoluto di tempi e luoghi, rimantenendo una e luoghi, quindi anche tempi e luoghi. Luoghi. E nonostante questo shock, questo libro rivela di per sé una assoluta unità. Infatti anche Caetano Veloso, commentando il libro che è uscito in quanto libro in versione portoghese dell'originale, che ci sarà molto da meditare in futuro sul valore e sulla portata di questa operazione che ha fatto Rogerio. Rogerio un giorno incomincia a telefonare ad amici, a Gilberto Gil, a Caetano Veloso, a tanti altri e anche a me, dicendo: vorrei fare delle canzoni scritte su questo tema, perché non scrivi anche tu una canzone? La sto chiedendo a tanti, poi magari facciamo un disco. Io scelgo
il punto nevralgico di questa storia. E Negromo, perché mi piacesti. E faccio una canzone a mia maniera. Io avevo pensato, allora, questa è una storia indiana. Qui siamo in Brasile, l'unico ponte possibile è un linguaggio che passi attraverso Wagner. Wagner è il compositore europeo che più è stato influenzato dalla cultura indiana, via Schopenhauer, per fare quello e arrivare da dove nessun altro in Europa è arrivato, in questo senso di allargare il senso del suono e del tempo. L'ho fatto così, senza nessuna pretesa. Lo mando a Rogerio per farlo entrare in questo progetto di disco e lui mi telefona e dice: tu devi fare un'opera. E la mia risposta è: ma tu sei matto. E il risultato è: siamo qui a parlare. Due compositori diversi ma che hanno aspetti così simili, no? Anche lui è pure eclettico, in qualche modo ha frequentato diverse musiche, sappiamo tutti, no? Che cosa è la diversità di approcci, ma spesso è la personalità assolutamente individuale. Com'è questa collaborazione proprio sul piano compositivo? Quando Aldo me comunicou do projeto, e Rogério Anki também me falou do projeto, pensamos em encontrar, trovar um momento, uma possibilidade, uma forma de começar a due anni fa abbiamo iniziato la composizione sopra sul testo che è tutto fatto, tutto scritto in forma poetica, una traduzione poetica. Come dice Aldo, con un approccio, un spirito di musica popolare, no? Brasiliana, può dire popolare e universale, perché la musica del Brasile già è una musica mescata, no? Fatta con elementi di varie origini. E cominciamo a fare le canzoni, Aldo le passava informazioni generali sopra la forma operistica, che è un'opera come si fa, come si costruisce un'opera e tutto questo, e cominciamo a fare la musica. Un anno dopo abbiamo continuato, adesso abbiamo coperto un 70-80% del totale,